Ciao a tutti! Oggi video sui rimedi naturali. Vi mostro come preparare una maschera per capelli spenti o privi di lucentezza o per capelli leggermente sfibrati. Comunque questa maschera è facilissima davvero ed è veramente fantastica. Io da quando la uso trovo veramente un miglioramento nei miei capelli, li vedo più lucidi, meno sfibrati, è veramente fantastica. E da quando l'ho scoperta la faccio almeno una volta ogni 2 settimane e mi sto trovando benissimo e volevo farvela mostrarla anche a voi. Allora, passiamo alla preparazione. Allora, passiamo alla preparazione. Gli ingredienti sono solo due: olio di cocco, io in questo momento sto usando questo qui, che vedete, con l'abbassamento delle temperature si è leggermente solidificato, e caffè. Allora, in una ciotolina andrò a mettere un paio di cucchiaini di olio di cocco. Cominciamo. 2, 3, 3 cucchiaini per ora, poi piano piano. E un paio di cucchiaini di caffè. Il caffè è d'aiuto alla circolazione sanguigna del cuoio capelluto. Quindi, se vedete che avete capelli un po' spenti, privi di luce, o semmai appesantiti, provate a fare questa maschera perché veramente è fantastica. Io per il momento ho messo 3 cucchiaini di olio di cocco e 2 cucchiaini circa di caffè. Lo sto amalgamando. L'olio di cocco veramente è un toccasana per i nostri capelli. Pensate che alcuni studi hanno evidenziato proprio l'importanza dell'olio di cocco nella cura dei capelli, come uno dei nutrienti naturali più importanti per la loro vitale ristrutturazione. Quindi veramente io lo uso spessissimo e ve l'ho mostrato diverse vo volte per quanto riguarda la preparazione di maschere per capelli. A me piace tantissimo. Io aggiungo un altro po' di olio, circa un cucchiaino, e mescolo, mescolo, mescolo. Non avete l'olio di cocco, potete usare al posto dell'olio di cocco naturalmente lo yogurt, perché è un altro ingrediente molto molto nutriente per i capelli. Quindi potete mettere circa 2-3 cucchiaie di yogurt e poi vi regolate voi in base alla consistenza della maschera. Io non la voglio troppo liquida, quindi per me questa consistenza va bene. Ok, amalgamati bene i due ingredienti, potete aiutarvi con un pennello di quelli che si usano per mettere la tintura. Fatelo nel lavandino, in bagno naturalmente. Mettete dalla radice alle punte. Stendete bene la maschera, poi semmai avvolgete i capelli con una pinza e potete anche coprire la testa con una cuffia di quelle che si usano per fare la doccia, così la testa sarà più al caldo. Deve rimanere in posa circa mezz'ora, va benissimo mezz'ora. Potete fare questa maschera una volta ogni 2 settimane, dopodiché fate lo shampoo, insistete bene sulla cute, quindi perché l'olio può ungere, quindi lavate bene la testa. Dopodiché l'ultimo risciacquo potete farlo con l'aceto di mele perché è un ottimo lucidante. E niente ragazze, vi ritroverete i capelli super luminosi, ve l'assicuro perché io la faccio spessissimo. Super luminosi, pieni di veramente. Sapete che d'inverno i capelli tendono a spegnersi o a sfibrarsi, con questa maschera i vostri capelli saranno luminosi davvero, ve lo assicuro.
Niente, quindi ho messo circa 4 cucchiaini e mezzo di olio di cocco, 3 cucchiaini di caffè. Poi, naturalmente, se avete i capelli più lunghi o vi piace più liquida, regolatevi voi di conseguenza. Potete usare al posto dell'olio di cocco lo yogurt e mi raccomando, all'ultimo risciacquo, aceto di mele e acqua fredda. E niente, questa era la maschera per capelli spenti. Fatemi sapere tutto nei commentini, se la provate fatemi sapere. Noi ci vediamo al prossimo video e un bacio, ciao!